Continuiamo a parlare delle problematiche dei comuni a seguito dei tagli con altri due sindaci, Matteo Bianchi, sindaco di Morazzone in provincia di Varese, e Stefano Locatelli, il primo cittadino di Chiuduno in provincia di Bergamo. I nostri microfoni. Ancora un incontro qui da Milano, i sindaci protestano contro i tagli del governo. Quali iniziative secondo lei a questo punto potrebbero essere più efficaci da prendere? La misura oramai è colma, la presenza quest'oggi di tanti sindaci, a prescindere poi dalla collocazione politica, è testimonianza di come noi siamo messi in condizione di non poter operare per il bene delle nostre comunità. Quindi credo che a settembre ci possono essere delle azioni assolutamente incisive ed eclatanti, come quella di protestare ancora una volta contro questo patto di stabilità, cercando in condizioni sinergiche anche insieme alla Regione Lombardia, che si sta dando tanto da fare per aiutare i comuni lombardi a raggiungere quegli obiettivi di patto che tanto ci strangolano. Io credo che si debba andare verso uno sforamento di quelle che sono le barricate del patto di stabilità, e quindi credo che se il governo non ascolta veramente le comunità locali, noi che siamo rappresentanti delle comunità locali, credo che delle azioni veramente dirompenti debbano essere messe in atto dai sindaci. Noi siamo a livello istituzionale più vicino al cittadino e siamo coloro che interpretano meglio le esigenze delle comunità. Se il governo è sordo ai cittadini stessi, e quindi credo che questo, soprattutto in un momento di crisi come quello che viviamo, non possa essere tollerato ed accettato. 4 miliardi e mezzo circa bloccati, no, in questo momento sono le risorse dei comuni che non possono spendere. Eh sì, esattamente. Questo è paradossale, perché i comuni devono essere un volano positivo per l'economia, soprattutto per l'economia locale, quella che si rivolge alla piccola e media impresa, con i bandi anche di poca entità, che proprio alimentano e danno fiato all'economia locale. Ecco, questo noi non possiamo farlo, anche se vogliamo, perché il patto di stabilità non ci consente di fare investimenti, non ci consente di pagare le nostre imprese. Questo è anche difficile da spiegare ai cittadini. Purtroppo questi paradossi mettono in condizione i comuni, invece di essere elemento positivo, di essere elemento negativo per la crescita e la ripartenza economica. Noi non vogliamo con i nostri soldi garantire il debito fatto da altri. Noi vogliamo essere messi in una condizione di lavorare in autonomia, di sviluppare una fiscalità nostra e di essere responsabili nei confronti dei nostri cittadini che ci hanno dato mandato di governare le comunità che orgogliosamente rappresentiamo. I sindaci, come li stiamo facendo adesso, è inutile farli. Perché? Perché è inutile continuare a cercare di far quadrare bilanci e navigare a vista, perché in base a come si alza la mattina il governo bisogna decidere quanti, o meglio, in base a come si alza la mattina il governo sapremo quanti soldi avremo domani per poi toglierceli il giorno dopo e così via. È impossibile amministrare in questo modo. Noi, nonostante tutto, cerchiamo di amministrare bene per il bene dei nostri cittadini, ma risulta ormai ingiustificabile anche la nostra voglia di lavorare, perché chi sta al governo non si riesce più a difendere, quindi anche noi non possiamo più difendere chi ci governa, anzi, più che dire alziamo spallucce, diciamo speriamo, vediamo e vediamo cosa succederà. Il suo comune ha già chiuso il bilancio oppure deve farlo? Noi approveremo un bilancio dove è stata inserita la TARES, ennesimo balzello voluto da Roma, con i 30 centesimi famosi al metro quadro che andranno a Roma. Siamo riusciti a dividere le tre rate spostando la terza il più in là possibile, ovvero nel 2014, pur sapendo che se non è il 2013 e il 2014 bisogna comunque pagarla questa tassa ingiusta, ennesima tassa ingiusta, che va ancora a tassare gli immobili che al nord sappiamo essere accatastati per il 99,9% e al sud sappiamo tutti i giorni di opere abusive e così via. Quindi dico, il bilancio sì, si riesce a far quadrare, ma sempre a scapito dei cittadini, perché l'IMU siamo obbligati a farla pagare per far quadrare i conti, perché se tagliano a Roma noi, per garantire i servizi minimi essenziali, siamo costretti a introdurre l'IMU e a farlo pagare. Idem con la tassa rifiuti, la TARES, ci mettono un range minimo e massimo, siamo obbligati a stare nel mezzo. E anche con la TARES, questa è una cosa che tengo a sottolineare, le banche sono le più agevolate, perché ho visto la banca al mio paese, le banche di Chiuduno, un piccolo paesino in provincia di Bergamo con 6.000 abitanti, si trovano a pagare un quarto rispetto allo scorso anno con questa TARES, perché è parametrata in modo diverso, e ancora una volta la TARES va a colpire le attività industriali, i commercianti e i piccoli lavoratori che hanno i piccoli capannoni. Quindi io non so fino a quando si potrà andare avanti così, spero poco, anche perché altrimenti davvero affonderemo assieme a tutto il resto d'Italia.